qua c'ha un buco che non metto cose, però non so cosa voglia significarmi, anche perché non è, no, vabbè, evito perché sennò divento rozza. Ciao a tutte aliens, oggi siamo qua con un nuovo video haul di alcuni prodotti che mi hanno inviato due aziende. Io sinceramente, ve lo dico proprio sincera sincera, ultimamente mi sto perdendo con tutte le collaborazioni che ho e che non ho. Ho anche tolto delle collaborazioni con delle aziende perché veramente sono troppe, io non riesco a stargli dietro perché io faccio l'ordine. Poi dopo 2 o 3 mesi mi arrivano le cose perché vengono dalla Cina e cazzi mazzi e io me le scordo, puntualmente me le scordo. Mi scordo di che sito è, infatti questo qua ho aspettato un po' perché tra tutte le cose che avevo da fare con scuola, casa, eccetera, non avevo tempo di andare a cercare di che sito era, tot cosa, eccetera. Adesso ho radunato questi due siti e posso farvi il video. Scusate se la luce è diversa, non lo so, se voi notate qualche differenza, ma sto provando dei nuovi effetti della videocamera, tutto qua. E scusate anche per la voce nasale, se a volte mi fermo e respiro come un obeso di 350 miliardi di chili. Ma appunto ho il naso chiuso. Allora, restate fino alla fine perché vedrete la Sara imbarazzata da morire. Sì. Le due aziende sono Dresslink e Sexy Box. Prendete Dresslink, è che è meglio. Allora, Dresslink mi ha inviato 4 cose. Tutte queste cose sono sotto ai 5 dollari. Non mi ricordo specificatamente ogni prezzo, ma prima sono andata a vedere più o meno quanto erano ed erano tutti sotto i 5 dollari. Partiamo da la cosa che mi è piaciuta meno, cioè la borsa. Sì, in teoria non dovrebbe essere così schiacciata, ma a me è arrivata così e datemi dei consigli voi. Io non so come farla tornare normale, doveva essere un bauletto. Io vi metterò il link qua sotto e doveva essere un bauletto, invece è questa cosa schiacciata e io non so con cosa la riempo, con cosa posso farla diventare normale, perché tipo, a mia mamma non piace, a me non è che faccia impazzire, però insomma mi piacerebbe anche usarla. Ditemi voi se è brutta o non è brutta, a me pare carina. Il problema è ad aprirla che ci sono le cerniere solite cinesi che sono un po' dure, però cioè adesso io prenderò fuoco prima o poi con questa candelina di fianco, però non è brutta. Non è tanto spaziosa, ma proprio per uscire un pomeriggio se non devo fare nient'altro, secondo me non è brutta. La cosa che non mi piace tanto è questo colore qua del manico che non si addice per niente all'oro. Sì, sia all'oro che al rosso acceso, quindi non lo so. Non lo so, ditemi voi come faccio a farla tornare normale e se vi piacciono o non vi piace, fatemi sapere se vi piacciono questi prodotti. E niente, c'è la chiusura qua con la calamitina. E questa è una. Non è che mi sia piaciuta molto la tracolla. Però vabbè, se riesco a farla tornare semi normale, potrei provare anche ad utilizzarla. E insieme, siccome avevo preso quello, non riesco a parlare, scusatemi, ma ho già fatto altri due video prima, quindi sono un po' fusa. Ho preso un portafoglio che non aveva le rifiniture blu che io ricordo ed è tutto sporco, pieno di colla, vedete? E vabbè, si apre così, qua c'ha gli inserti fatti benissimo, benissimo proprio, sì, vabbè, ho pagato 2 dollari mi pare, qua ci vanno i soldi e qua le monetine. Adesso io vi dico che non vi dico che non lo userò, perché comunque sia, cioè non è bruttissimo, però insomma, non è neanche tutta sta bellezza, ce n'ho di meglio. Però non è che non si utilizza, però è tutto sporco all'interno. Sembra che abbia fatto la terza guerra mondiale, e quindi non mi è piaciuto molto. Due cose invece che mi sono piaciute molto sono le ultime due. Una la uso tutti i giorni, questa qua un po' meno, ma se ho un'occasione particolare tipo il concerto di Tokyo Hotel, 17 marzo, ok, ne parleremo bene in un altro vlog, che è questo qua comunque sia, questo orecchino stranissimo, bellissimo con tutti i teschietti, c'era sia oro che argento, non so perché l'abbia preso oro, vabbè, ha preso argento che mi piace tantissimo l'oro, però vabbè, e praticamente si mette primo orecchino che riesco a mettere, wow, sono emozionata. Bene, mi è cascato. Epic fail. Ok. Bene, si mette così. Bene,
mio bello orecchione gigantesco, io odio le mie orecchie, toccherà farvele vedere. Si mette così e voi avete l'orecchino fatto così, qua c'è il teschietto e qua tutti gli altri teschietti che scendono giù, a me piace. Senti un po' su nelle orecchie, però secondo me è carino. Soprattutto perché io tengo sempre i capelli così, quindi si vede l'orecchione enorme e quindi almeno questo qua è bello bello. A me piace, quindi una serata particolare ovvio non ci esco al pomeriggio, però. Basta, non ci esco solamente perché ci sono i teschi ed è un po' macabra la cosa, se no parla la donna con il rossetto nero. Vabbè, e l'ultima cosa invece che porto sempre, 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 sempre ogni giorno sono questi guanti qua. Bellissimi, li ho comprati. Questi qua sono marroni, marrone scuro perché neri ce li ho già. E sono questi guanti che si mettono così, quindi non coprono tutte le dita, sono così. E sono belli perché o li prendete così o li tenete arrotolati, fatti così. A me piacciono tantissimo, tengono veramente tanto caldo. Ovvio, le dita patiranno un po' di freddo, però a me piacciono veramente tanto. È quel tessuto che non pizzica, perché io quando prendo questi tessuti qua ho sempre il terrore che pizzichi, infatti. Su internet evito di comprare sciarpe, eccetera. Se non pizzica per niente, è bellissimo, morbido, stupendo. Poi vi saprò dire la prima volta che lo lavo se regge o non regge, però è veramente caldissimo. C'ho già la mano bollente che l'ho appena messo e mi piace veramente un sacco. Dress Link, abbiamo finito. Con Dress Link ho avuto una diatriba di mesi perché loro mi volevano andare prima a 5 dollari, prima a 10 dollari di budget e insomma. Pochino, siamo arrivati ai 20, io li ho sbolognati, ho detto facciamo tanto per farlo. Infatti due cose su quattro mi sono piaciute, le altre un po' meno, ma così su tutti i siti. Passiamo a Sexy Box. Allora, mi ha contattato questo sito chiedendomi di fare un video per loro, no? Per questa box che mi avrebbero inviato. Alla fine abbiamo fatto 3 mesi di collaborazione, io ero andata sul sito e sì, erano completini, però. Mi sembravano, almeno quelli che avevo visto io, perché adesso oggi sono andata sul sito ed era cambiatissimo. Quelli che avevo visto io erano dei completini normali, tipo quelli che ha Victoria's Secret, colorati, ce n'era uno pastello, reggiste in mutande normale, ovvio non erano mutande della nonna, erano un tanga, però era carina, no, come idea. Bene, mi è arrivato tutt'altro. Io ci farò altri 2 mesi, ma perché sono curiosa di vedere quel che tirano fuori, siccome io non pago niente, devo solamente farvi vedere le cose. Diciamo che. Oddio, mi è caduto il filo interdentale. Allora, diciamo che alcune cose mi sono piaciute, altre un po' meno. Allora, prendo il presupposto che tutte le taglie sono precise, tranne quelle dello slip, che sono abnormi. Ok, che ho il sederone. Però non così tanto, mi ha dato una XL. Io ho dato solamente le misure, loro hanno fatto più o meno i loro conti. E intanto io le rigiro perché le avevo provate. E quindi è tutto perfetto, mi stanno benissimo, sono fatti bene, sono belli, veramente non gli trovo un difetto come materiali, eccetera. È tutto perfetto, 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 perfetto. Però diciamo che ecco, se devo scegliere tra i due quello che mi è piaciuto di più. Ve lo faccio vedere, che è quello viola, il completino quello viola. Quello nero mi è piaciuto un po' meno. Diciamo che sono cose molto, 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 molto sexy. Sì, che mi hanno detto, puoi farle vedere indossate o meno? Io direi di no, perché si vede tutto. Sono trasparenti, si vede tutto. YouTube mi blocca qua il canale, me lo fa più aprire. Basta, mi cancella dalla faccia della terra, poi mi vergogno a dire il vero. Insomma, sono queste qua. Io adesso proverò a farvelo vedere, mi alzo in piedi e ve lo faccio vedere perché una ve lo posso far vedere da seduta e l'altra no. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa. Sono tutti e due abbinati, quindi tipo un reggiseno e una mutanda abbinati. Nel primo mi hanno dato questa specie di baby doll, no? No? Lunghino, arriva fino a sotto al sedere più o meno. Sì, arriva fino a sotto al sedere. Viola con questi inserti rosso bordeaux. Ed è tutto praticamente trasparente. Anche questo qua, perfetta la misura del seno, niente da ridire. Ok? E l'altro invece era il prezzomo abbinato che è abnorme. Io ho il sederone, però questo qua è veramente gigantesco. Anche questo qua è tutto. Tutto, come si dice? Tutto trasparente, stavo leggendo che è poliestere. Torniamo a posizione normale, c'è l'ultimo completino che è questa mutanda, la mutandina e il reggiseno. Non è proprio il review che devo fare io perché sono molto rozza. E questo qua appena l'ho visto sono scoppiata a ridere. E anche qui la mutanda è un po'. La mutandina.
È un po' larga. Questo qua, anche questo. 90 nylon 10 spandex. Non so cosa voglio dire. Sa, il tessutino era elasticizzato, penso. È fatta così. Cioè, c'hai i pompon davanti. Cioè, vi prego. Hai i pompon davanti. Ecco, questo qua. Qua c'ha un buco che non metto cose. Però non so cosa voglia significarmi. Anche perché non è. No, vabbè, evito perché sennò divento rozza. E dietro ha questo qua. Questo insertino qua. E invece il reggiseno, anche qui ha due buchi, così a sentimento. Dio, si è incastrato. Anche qui ha i suoi bellissimi pompon. Oddio, com'è che si mette? Qua, tutto trasparente con i due buchini. E qua ha i suoi pompon col fiocchettino. Non sono brutti, sono un po' particolari, diciamo. No, vabbè, veramente sono particolari, ma mi imbarazza un po' fare questi video perché, insomma, sono cose intime, eccetera. Insomma, solo il vostro ragazzo, il vostro marito dovrebbe vedere. O la vostra ragazza, o la vostra mogliettina o fidanzata dovrebbe vedere. Però, insomma, ve li volevo far vedere perché. Se una persona si vuole togliere lo sfizio di avere un completino un po' sexy una volta al mese, questo qua non è una cosa, una scelta brutta, anzi, perché vi ripeto, le misure sono perfette, tranne quello della mutandina. Quindi tutto, tutto, tutto perfect. E anche se è poliestere, quindi roba cinese, io mi aspettavo che mi arrivassero dei roiti, prendete quelli con i fili tutti strappati, con le cuciture fatte male, invece qua no, cioè io non ho ancora trovato un filo fatto male, le cuciture, cioè a parte il fatto che sono mutande eccetera, va bene, però tutte le cuciture sono fatte benissimo, i materiali io l'ho tenuto per farlo vedere a mia mamma e a vice eccetera, e non fa irritazione, capito? Almeno a me non ha fatto irritazione, quindi boh, a me sono piaciuti, faccio un po' fatica a recensirveli, ma però a me mi sono piaciuti. Fine della review, durata una vita, però volevo parlare bene di questi due, bene. Parlare bene di questi due siti e niente, vi mando un grosso bacione. Spero che vi sia piaciuto questo video e niente. XOYS, alla prossima. Ciao!